ci facciamo male da soli, nel senso che abbiamo perso tante palle in uscita e lì abbiamo avuto le difficoltà più grosse. Quando tu troppo sicuri anche del possesso palla, devi venire fuori da dietro facilmente, troppe palle perse, passaggi sbagliati. E questo è anche il periodo, diciamo, la condizione non è ancora ottimale. Noi abbiamo lavorato tantissimo e sarei preoccupato se vedessi la squadra brillante adesso, vi dico la verità. Io ho quasi piacere che ci sia stata una partita così difficile, perché ci si abitua alla sofferenza, ci si abitua alle difficoltà, si capisce dove dobbiamo andare a lavorare, perché se le cose andassero tutto bene, vai a 2000 all'ora, vuol dire che qualcosa abbiamo sbagliato. Il discorso del mercato poi è tutto un problema, nel senso che alle volte succedono gli ultimi giorni succede qualcosa che devi essere pronto a dire sì, no, vediamo cosa fare. Però io sono contento adesso per quello che ho, nel senso che, come ho detto prima, sugli esterni secondo me abbiamo quattro esterni, per me tutti e quattro grandi potenzialità: Mancuso, Maras, Antonucci, Capone. Davanti ne abbiamo tre. In mezzo al campo, secondo me abbiamo un centrocampo, adesso arriverà anche Menegoni, abbiamo preso Greco, che può giocare sia terzino sinistro che a mezzala o alto, sì, che può fare anche quello. Insomma, noi al centrocampo abbiamo Canotè, abbiamo Proietti, abbiamo gente. Io mi auguro di iniziare il 2024, perché noi abbiamo programmato, siamo partiti il 9 luglio, siamo partiti e abbiamo programmato le 7 settimane per arrivare giusti lì. Perciò non ho problemi se partiamo il 24. Io mi auguro di partire il 24 perché non vedo l'ora di iniziare, sinceramente. A me non piacciono i proclami, arriviamo ai playoff, arriviamo primi, non mi piacciono queste cose. Io cerco di ragionare sempre partita dopo partita e la mia mente non va oltre a quella partita. Adesso penserò al Chievo e non oltre. Sarà il campo a dire se saremo una squadra veramente coi fiocchi. Sarà il campo a dirlo, non... Le parole le porta via il vento, è il campo che parla.